Buongiorno, oggi farò finalmente vlog che dureranno almeno per 3 giorni, tutto il weekend e lunedì. E lo faccio perché sto per partire per Roma a Luna Parto con mia mamma e succederanno un sacco di cose belle in questi 2 giorni che passerò a Roma. E alcune di voi già lo sanno, ve lo dirò diciamo, procedere della giornata. Per ora sono ancora in pigiama, sono struccata come vedete, ma mi devo preparare. Ma sono già sveglia da un po', ho già fatto la colazione e tutto, sono le 11, perché mi sono dovuta svegliare per cercare di comprare i biglietti per il concerto dei One Direction alla O2 Arena, che sarebbe l'arena di Londra. E sono riuscita a prendere una data il 25 settembre, non ci credo ancora di essere riuscita perché ci siamo messe lì, io e anche un'altra mia amica li stava prendendo per lei, stavano crashando tutti i siti, ovviamente c'erano miliardi di persone che li volevano comprare, adesso sembra che abbiano aggiunto nuove date, quindi un casino, però sono riuscita e quindi il 25 settembre li vedrò alla tua arena, che per me è un sogno perché quando quest'estate ero a Londra abitavo vicino alla tua arena e ogni volta che la guardavo dicevo io vorrei tantissimo vedere One Direction lì dentro, e però pensavo che non fosse possibile perché ormai adesso fanno i tour negli stadi, e invece ce la farò, sono troppo felice. Adesso però mi devo preparare, devo pensare a questi 2 giorni, basta Cleo, pensa a Roma. Sono venuta fuori perché ho caldo e quindi voglio stare all'esterno, almeno fa fresco, infatti sono con le maniche corte. Ho deciso, non so se vi ho già fatto, mi sa di no, praticamente questo è il mio trucco. E ho deciso di mettere questo vestito che mi è stato inviato da un sito cinese perché mi piace il colletto. Poi ho messo i leggings così sono comoda per il viaggio. E quindi adesso tra poco partiamo. Ho portato su e giù mille cose, la valigia, vabbè, porto il trolley. E quindi per ora questo è tutto. E sono molto in ansia. Però non vedo l'ora alle 5 di arrivare in Piazza del Popolo e incontrare più persone possibile, quindi spero davvero che ci siate in tanti, per chi riesce a venire io e Ilaria vi incontreremo oggi alle 5 e di questo sono super felice. Siamo in stazione, stiamo aspettando il nostro binario. Ci siamo sentite. E qua ci sono le cose da mangiare, ma le mangerò dopo. Però le abbiamo comprate prima di salire: le patatine, le caramelle, focaccia, acqua. Adesso mi metto ad ascoltare la musica per 3 ore. E tra 3 ore arriviamo. Siamo arrivati a Piazza del... No, non è questa, Piazza del Popolo. Sì, è qui. Ah, ok, è questa. E sono felice, adesso troverò Ilaria da qualche parte. No, non so chi è. E qui c'è Federica, compagna dei One Direction, perché c'era anche quando eravamo a San Siro. Quindi e adesso cerchiamo un po' le persone. Spero metta a fuoco. Ciao, allora ci metterà 2 ore. Non metta a fuoco. Comunque, I love Luis. Grazie.
Anch'io ti voglio bene. Sono Okay. Siamo arrivate a casa di Federica, che ve la ripresento, che ha ripreso lei tutto il tempo mentre io facevo le foto con voi. E intanto vi volevo ringraziare perché, allora, mia mamma ha preso un pochino delle cose e le ha portate in hotel per aiutarmi, perché erano tantissime, e alcune le ho prese io, tipo questa cover qui col gattino che è bellissima e ringrazio tantissimo. E poi ho anche degli smalti della Kiko, uno e uno due, bellissimi veramente. E poi sto anche leggendo alcune lettere che ho qui, altre le leggerò quando arrivo a casa, così mi leggerò bene tutto tranquillamente. E cosa devo dire di altro? E niente, adesso sono tipo le 7 passate e credo che andremo a letto abbastanza presto, perché domani dobbiamo essere in tutte le forze possibili. Capito, Federica? Capito. Che belli. Dove li hai presi? A Londra, da Primark. Ah, ecco, sono bellissimi. Vabbè, allora tra poco mangiamo. Dai, prova, togli lo zoom. Le 21:36. Devo fare una cosa seria adesso. Ok. Fa rumore. Hai sentito? Fa rumore. Vai, fatto. Ok. Allora, ho tutto il rossetto, perché abbiamo mangiato la cena e, e Federica non è molto brava a riprendere le persone. Oh, scusami. Comunque, prima di tutto dovete dire se voi chiamate caloriferi o termosifoni, perché lei dice che si chiama termosifone. Si dice termosifone. Calorifero. Oh, cosa. E adesso noi tra poco andiamo a dormire, cioè sono già le 21:36, io ho sonnissimo, domani ci aspetta una giornata, oh mio Dio, quindi dobbiamo riposarci e ovviamente domani ci sarà un altro vlog e spero che vi sia piaciuto quello di oggi. E grazie a tutte quelle che sono venute all'incontro oggi, perché è stato bellissimo vedervi, e saluto anche Ilaria e vi saluto anche Federica. Ciao, buonanotte!